io non c'è nessun'OPA di Fratelli d'Italia, c'è un'ottima giunta, un grande lavoro di squadra e quindi crediamo che ci presentiamo ai lombardi con un governo di questa regione che saprà dare le risposte giuste a tante istanze che hanno i cittadini. Senta, l'assessorato alla sanità si era parlato a lungo di uno spacchettamento, alla fine probabilmente rimarrà unico, gestito da Bertolaso, ecco, dopo la pandemia però forse era il caso di dividere le competenze. Abbiamo preso la decisione che era meglio tenerlo com'è perché per farlo lavorare meglio. I problemi della sanità li conoscete, Bertolaso sicuramente ha ben chiaro le priorità, le lunghe liste d'attesa per le prestazioni, il problema dei pronti soccorsi, il problema anche di rinforzare i medici di base nel loro status, e credo che Bertolaso, che è un uomo di visione e di capacità, oltre che essere un grande organizzatore, saprà fare bene. Sono contenta per gli assessori di Fratelli d'Italia, che sono donne e uomini di capacità, di preparazione, per cui sono certa che daranno un bel imprinting alla giunta di Regione Lombardia. Siamo il primo partito di maggioranza relativa, ma siamo una squadra e abbiamo la consapevolezza che da soli non si vince. Vince la squadra, direi che siamo stati anche generosi nella formazione della giunta, perché quello che personalmente io prediligo e che ci sia una squadra forte, coesa e compatta, perché nella vita anche il più bravo da solo non vince.